creazioni artistiche che utilizzano più linguaggi scenici, significa ampliare l'offerta e la circolazione delle opere. Quindi è chiaro, e sono d'accordo con Carolini e Pontremoli, nel dire che i tre o quattro linguaggi divisi per numeri percentuali, tra l'altro c'è una cosa buffa, non è contemplata la percentuale di un'eventuale quarta disciplina. È chiaro che andrà superato, ma è chiaro che è necessario in questa prima fase, perché è importante fissare comunque dei numeri per la sussistenza degli stessi numeri, per la sussistenza del significato del lavoro che quotidianamente noi facciamo, che è quello appunto di promuovere la circolazione delle opere. Sempre opportunità, per noi è stato importante rifare un'analisi di contesto del territorio e di quella che era l'offerta naturalmente culturale e in particolare musicale, perché ci apprestavamo ad affrontarla in maniera inedita. Abbiamo scoperto, è stata naturalmente una grande scoperta, ma l'abbiamo dovuta approfondire, che la Toscana è fervidissima di offerta culturale e musicale, soprattutto d'estate. Ci sono appunto proposte musicali in ogni angolo, dai chiostri alle piazze, ai borghi, eccetera, eccetera. Per noi è stato complicato, insomma, inserirci in questa selva per andare ad aggiungere e senz'altro non a sovrapporci. È stata anche un'interessante scoperta quella che la musica, a differenza di proposte di danza o proposte di prosa, poteva superare le barriere linguistiche e poteva aiutarci a raggiungere, appunto, d'estate in particolar modo, un pubblico turistico vario e variegato, composto e formato da famiglie e nuclei svariati. Ma d'inverno un po' quel suono si spegneva un po' come le cicale. E quindi anche lì abbiamo dovuto interrogarci, e naturalmente siamo partiti anche da dialoghi, relazioni e confronti con chi questo, insomma, con associazioni e istituzioni che si occupano di musica. E quindi abbiamo anche lì cercato di non sovrapporre, perché l'offerta è veramente altissima, ma cercare di integrare. E da qui iniziano, insomma, alcune zone d'ombra e quindi le criticità. Una delle prime è quella di riuscire a accordare i suoni, accordare gli strumenti appunto con gli operatori musicali, le imprese musicali che spesso sono privati. Io ho dovuto insomma discutere animatamente con un agente musicale propostosi come partner, spiegandogli che per esempio il contributo del Ministero non poteva essere girato a lui come una percentuale se avessimo avuto risorse in più, perché i contributi pubblici non sono ricavi, ma quindi non si possono cedere a terzi. Allora ha tentato, insomma, di fare la stessa cosa anche con i contributi comunali, e anche questo è stato complicato spiegarlo. Così come è complicato spiegare loro che noi non possiamo anticipare il cachet, perché appunto le risorse sono successive. Poi naturalmente cerco di chiudere. E qui entriamo appunto nel campo delle risorse. Naturalmente è stata molto, molto grande la delusione nello scoprire che, nonostante noi insomma siamo riusciti ad ottenere una buona valutazione alfanumerica,
risorse per tutte le attività aggiuntive non sono state aggiuntive. Questo per un motivo molto tecnico: le risorse assegnate in più ai circuiti per la multidisciplinarietà non sono riuscite a coprire le esigenze economiche di due importantissimi circuiti. E questo per noi, insomma, è problematico, perché, cerco di chiudere, perché spesso si dimentica che noi circuiti non siamo solo dei dispenser di bordereau e cachet, ma abbiamo una funzione che è estremamente importante, che è quella di essere portatori di un pensiero teatrale presso i territori, perché gli enti locali non hanno né risorse umane né risorse economiche per riuscire ad attivare iniziative di questo genere. Dobbiamo farlo noi, e questa è l'attività che peraltro ci appassiona tantissimo, ma la più faticosa, la più invisibile, la meno rendicontabile, la meno indicizzabile e quantificabile. Insomma, con meno risorse siamo davvero costretti a contrarre e tirare la coperta da qualche parte, ma la cosa che ci dispiace di più per questa nostra nuova funzione musicale è che, se non riusciamo a fare educazione e formazione alla musica, non riusciamo a capire esattamente come usare questo dispositivo musicale. Ci stiamo interrogando, ma non possiamo fare ciò che il musicale non ha bisogno di essere promosso e sostenuto. Quindi, appunto, cercheremo di capire come usare questo dispositivo. Durante il dibattito sul DM lo sono stato ancora di più nel momento dell'attuazione del DM e dei primi risultati del DM, lo sono stato durante tutto il confronto sulle modifiche del DM e lo sono anche stamattina. Tanto che, se vedete i miei appunti, sono più le cose che ho cambiato stamattina che quelle che avevo scritto ieri sera. E sono confuso, ed è sicuramente un problema mio, perché io penso che i cambiamenti debbano essere un miglioramento dello status quo. Ma forse questa semplice conseguenza non mi consente di leggere bene fino in fondo ciò che sta accadendo e mi confonde.
operativa di una legge, diciamo nell'ennesima prospettiva di una legge, perché non sono giovane e non è la prima volta che una legge sembra ci aspetti dietro l'angolo. Di solito arriva sempre prima alla fine della legislatura e noi non siamo ancora arrivati all'angolo. E volevo segnalare qualcuno dei punti che mi confonde e che mi crea questa confusione. Una delle prime cose che onestamente io non riesco a capire è il fatto che con la trasformazione di denominazione degli stabili pubblici che però non ha modificato la natura giuridica di quei teatri, ha modificato unicamente la denominazione di quei teatri. E la normativa non distingua più, o comunque non consideri più, lasciamo stare il discorso della distinzione, non consideri più i teatri a responsabilità pubblica e i teatri a conduzione privata. E responsabilità privata. Scusatemi, ma questo mi confonde in una maniera folle. Anche perché i teatri a responsabilità pubblica continuano a essere sottoposti ad una serie di controlli, verifiche e obblighi di procedure assolutamente legittimi, ma che poi non trovano contrappeso nella normativa generale. Poi sarà la mia formazione, quello che volete, ma per me non è, per attuare politiche culturali incisive, io penso che sia necessario avere soggetti pubblici che le attuino, perché ai soggetti pubblici tu puoi chiedere di attuare scelte politiche pubbliche, non certo ai soggetti privati. Un'altra cosa che mi crea confusione è, prendiamo i due tra gli elementi più innovativi del decreto. Il primo è la multidisciplinarietà, che è stato dichiarato come uno degli elementi più innovativi. Premetto che io non sono d'accordo, ma questo non è importante. E la multidisciplinarietà sta assumendo sempre di più nell'attuazione i caratteri della pluridisciplinarità. Nel senso che non configura un indirizzo artistico, quanto piuttosto una sommatoria di generi. Bene, taglio. Volevo solo dire che un'altra cosa che mi confonde molto e credo che lo leggeremo la settimana prossima nel decreto che renderà pubbliche le modifiche al DM del 1° luglio, una delle cose che mi confonde molto è l'agganciare la cosiddetta clausola di salvaguardia del 70% all'annualità 2014, che e quindi in costanza di queste regole, di questo decreto, di questa riforma, come qualcuno definisce il decreto, dire il primo triennio, in questo triennio la clausola di salvaguardia fa riferimento al vecchio decreto. Quindi ai teatri stabili pubblici, ai teatri stabili di innovazione, ai teatri stabili privati, quando non c'erano i circuiti multidisciplinari,
quindi quando la valutazione qualitativa poteva incidere sul risultato quantitativo per il 300%, scusate, questo mi crea molta confusione. Ninni, mi aiuti a dissiparla? Grazie. Grazie Franco. Geppi Gleieses, attore che tutti conoscete, è direttore del Teatro Quirino e è qui anche a rappresentare un nuovo movimento, diciamo. Diciamo che siamo soprattutto qui a rappresentare il Movimento Difesa Spettacolo, che raccoglie 60 imprese che fanno parte del settore musica, 60 del settore prosa, e tutti i sindacati e varie visioni a titolo personale come Roberto Andò, Emma Dante, Alessandro Gassman, Teatri Uniti, eccetera, eccetera. E non voglio perdere tempo perché avrei tante cose da dire e ho intenzione di entrare nello specifico. La ratio della riforma mi sembra sacrosanta, cioè l'idea del ricambio generazionale che era assolutamente necessario, e soprattutto l'abbattimento delle rendite di posizione, che secondo Leone, che tutti ricorderanno, era un grande economista ed era il male, secondo lui, del teatro italiano e dello spettacolo dal vivo in Italia, sono, credo, la ratio che ha informato lo spirito del decreto, decreto sacrosanto. Io voglio ringraziare intanto Mimma Gallino, Oliviero Conte di Pino, darci la possibilità di esprimere qua i nostri pareri e di confrontarci con la Commissione o il Direttore Generale, di cui devo dire ci siamo incontrati recentemente insieme al primo dirigente, dottoressa Donatella Ferrante, e abbiamo potuto verificare come associazione, come movimento, più che associazione, questa straordinaria volontà di entrare nei gangli più complicati, più critici e risolverli, perché molte cose sono state affrontate e risolte, e di questo vi va dato atto assolutamente. C'è da dire però, io non sarei dello stesso parere di Fontana e di derubricare, non c'è granché da derubricare. Noi siamo in attesa e speriamo che possa arrivare una legge, ma io ho partecipato alla genesi della legge Veltroni, che è una delle mille leggi che sarebbe dovute fare, non sono mai state fatte. Attendiamo leggi dal primo dopoguerra, ma non è mai arrivata. L'unica è la legge istitutrice del FUS, quindi 1985, FUS che è stato deportato nel corso del tempo al 60% del valore di allora. Quindi ora c'è il decreto, e in base al decreto io volevo ricordarvi che il decreto dovrebbe uniformarsi alla legge Valore Cultura del 7 ottobre del 2013, per cui la storicità veniva considerata una grande ricchezza, e l'articolo 9 della legge 112 del 7 ottobre Valore Cultura dice: l'importanza, la valutazione deve commisurarsi ispirandosi all'importanza culturale della produzione svolta, ai livelli quantitativi e agli indici di affluenza del pubblico, nonché alle regolarità gestionali delle imprese. Io prendo in esame naturalmente il settore delle imprese private a cui apparteniamo, e quindi l'articolo 14,1, e mi domando: per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi della commissione, e considerando che la direzione artistica viene valutata su curriculum e non su progetto artistico, che è una voce separata dalla valutazione della direzione artistica, mi sembra perlomeno singolare che a Giorgio Albertazzi vengano attribuiti 2 punti su 4, ad Antonio Calenda anche, mentre a illustri attori e personaggi che io quando posso vado a vedere, quindi al di fuori di qualsiasi tipo di considerazione, ma come Glauco Mauri, come Nicola Piovani, come Serena Sinigaglia, 4 punti. È possibile che Tato Russo, che ha diretto per più di un decennio il secondo stabile privato più sovvenzionato d'Italia, alla guida della sua compagnia valga 1 punto?
che il nuovo teatro di Marco Balsamo, con Accorsi e Baliani, un adattamento del Decamerone, con Rubini, Bentivoglio e Aragonese come una novità, Rocco Papaleo, con Favino, Un servo per due, Giuseppe Fiorello, con Penso che un sogno così, prenda 2 punti su 7 come qualità artistica e 0,5 su 4 come innovatività dei progetti? Che Bistremila, che produce The Dubliners, spettacolo di culto a capitoli, multipremiato, diretto da Giancarlo Seppi con 15 attori da vari anni al Festival di Spoleto, valga 1 punto su 4 sull'innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale? Che il Teatro Puccini, tanto per citare un esercizio, con il cartellone Mario Perrotta, Giuseppe Cederna, Ascanio Celestini, Marco Paolini, Antonio Rezza, valga 0 punti su 2 per innovatività dell'offerta e sostegno al rischio culturale? È possibile che tra gli esclusi vi siano Massimo Ranieri, Mariano Rigillo, Giancarlo Zanetti e compagnie giovani come il progetto URT, come la compagnia Gang, che il progetto URT che per esempio ci ha rappresentato in Cina pochi mesi fa. Ecco, io vorrei capire, è chiaro ed evidente che la differenza tra 9,5 punti e 10 punti determina l'esclusione. Ora, la Commissione ha preso in carico questa straordinaria responsabilità di poter escludere, visto che l'amministrazione non poteva entrarci, dovendo soltanto passare un calcolo